Il traffico. Il traffico. Proprio questo è il problema della Sicilia. Palermo già ha una viabilità che è caratterizzata dalla sua orografia, dalla pianta cittadina. Se a questo poi aggiungiamo i comportamenti poco urbani di qualche automobilista, è ovvio che il traffico aumenta e quindi andiamo all'assioma di Benigni, dove uno dei problemi era il traffico. Tutti usano le macchine, pure che c'è la ZTL, se le vede via Roma, via Cavour, sempre piena di macchine. Quindi è la mentalità. Le strade sono impraticabili e il problema maggiore è che fanno dei lavori, uno comincia e uno comincia, non finisce mai un lavoro, mai. Ha letto di questa cosa di Bologna, il limite dei 30 km orari in centro? Lei pensa che si potrebbe fare a Palermo? 30 km orari? Non proprio. Già incasinata per conto suo, lei immagini camminare a 30 all'ora che cosa significa? Il dato della velocità che noi abbiamo calcolato sulle strade cittadine è particolarmente basso, 17 km orari. Le strade su cui le persone possono avere una velocità più, diciamo, dinamica non sono tantissime. Gli incidenti che noi rileviamo sono generalmente non causati dall'alta velocità. E questo è uno dei punti dove normalmente abbiamo il servizio di autovelox che via della libertà. Questo tratto di via Libertà, il limite di velocità è 30 km orari rispetto ai 50 canonici del circuito urbano, che è stata fermata gente a oltre 130 km orari. La velocità 18, velocità 35, velocità 22. 30 all'ora è un limite che va posto in aree come questa, dove ci sono tanti attraversamenti pedonali, ma Palermo non è una città da 30 all'ora. Palermo è una città dove il limite di 50 all'ora è sicuramente adeguato alle caratteristiche delle strade e i palermitani non si lasciano contraddistinguere per essere automobilisti troppo indisciplinati.